Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Femina Biane Ferro Biocure SRL. Ultimo aggiornamento. 5 maggio 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Avvertenze. Ingredienti. Apporto nutrienti. Immagine prodotto. A cosa serve? Femina Biane Ferro è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il metabolismo del ferro. È commercializzato in Italia dall'azienda Biocure SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Biocure SRL. Concessionario. Biocure SRL, categoria di appartenenza. Integratori per il metabolismo del ferro. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Femina Biane Ferro 60 capsule 26 g. Indicazioni. Utile per la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Modalità d'uso. Assumere 1 o 2 capsule al giorno con un bicchiere di acqua, preferibilmente durante un pasto. Evitare l'assunzione simultanea con il tè. Descrizione e caratteristiche. Le diete a basso contenuto di carne e i cambiamenti fisiologici nella vita delle donne possono aumentare il fabbisogno di ferro. Femina Biane Ferro apporta ferro e rame nella forma brevettata Guanilur marchio registrato FECU, lievito di birra idrolizzato, solfato di ferro, solfato di rame. Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina e partecipa alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nel corpo. Avvertenze. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera indicata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Evitare l'assunzione simultanea con il tè. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate. Ingredienti. Guanilur marchio registrato FECU, lievito di birra idrolizzato, Saccharomyces cerevisiae MINXC, Hansen, solfato ferroso, solfato di rame, lievito di birra idrolizzato liofilizzato, Saccharomyces cerevisiae MINXC, Hansen, idrossipropilmetilcellulosa, capsula vegetale, amido di mais, agente antiagglomerante. Sali di magnesio degli acidi grassi, bambù, bambusa bambos, L. Vos, manna polverizzata. Apporto nutrienti. Valori medi. Per 2 capsule. VNR. Guanilur marchio registrato. 414 mg. Di cui ferro. 28 mg. 200%. Di cui rame. 1 mg. 100%. Di cui lievito di birra idrolizzato. 318 mg. Lievito di birra liofilizzato. 200 mg. Bambù manna. 6,6 mg. Fonte. Codifa. L'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.